Nel caso di meningite che ha colpito un ragazzo reduce da un sabato sera in discoteca, sono stati fondamentali il tam-tam sui social network di giovani, ma anche i genitori, la pronta risposta del servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL di Parma, che ha sottoposto a profilassi 800 persone, e la disponibilità immediata dei gestori dei due locali, il Bebop e il Campus Industry, dove il 21enne aveva trascorso la serata. Oggi il ragazzo, colpito da meningite, ricoverato all'ospedale maggiore, sta bene, ma centrale è stato, come da prassi, ma ancor di più in questo caso, il ruolo svolto dai sanitari dell'ASL nella gestione dell'emergenza. Quando infatti un episodio di meningite si registra in scuole o asili, la profilassi per evitare il contagio è più semplice da gestire dal momento che il malato è entrato in contatto con un numero circoscrivibile di persone. Ma quando si ha a che fare con luoghi frequentati da centinaia e centinaia di persone, come una discoteca, la profilassi si fa a gioco forza più complicata da attuare e in questo caso i social network, in primis Facebook, hanno giocato un ruolo importante nel far girare la voce. Post scritti in modo preciso, senza creare panico, ma fornendo numeri telefonici e indicazioni utili sui servizi dell'ASL e centinaia di condivisioni da una pagina all'altra, da una bacheca virtuale all'altra, insomma un filo diretto che ha funzionato, vista la fila di giovani che si sono presentati negli ambulatori dell'ASL per la profilassi. Non bisogna dimenticare che il meningococco può essere presente nel naso e nella gola di molte persone in buona salute. I portatori sani, il 10% della popolazione, il 25% dei giovani, possono trasmettere il germe ad altri attraverso le goccioline emesse con tosse, starnuti, baci, saliva. Solo una piccolissima parte delle persone che ospitano il meningococco sviluppa poi la meningite o la sepsi. Allora, in questa puntata di Informa Salute diamo la parola direttamente a chi ha gestito l'emergenza e cerchiamo di capirne di più sulla meningite. Quando un caso di meningite si manifesta in una collettività ristretta, un asilo, una scuola, un luogo di lavoro, è tutto sommato facile identificare le persone che hanno avuto contatti stretti e ravvicinati con il caso e che quindi sono più a rischio. In una discoteca frequentata da centinaia di giovani, che per fortuna hanno tanti amici, si abbracciano, si baciano, ballano stretti, bevono ahimè dallo stesso bicchiere, pessima abitudine che sconsigliamo sempre, è stato molto più difficile. E per questo davvero devo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato. In primis i gestori dei locali interessati per la loro tempestiva e totale disponibilità e collaborazione. Grazie poi ai meravigliosi, tantissimi giovani che con i loro social si sono subito attivati e ci hanno fornito informazioni preziose. Un nome su tutti, Francesca, che è davvero stata utilissima. Grazie anche alla pazienza che i ragazzi e i genitori hanno dimostrato, perché ci sono state attese un po' lunghe e linee telefoniche bollenti. Grazie però a tutti loro, siamo riusciti nel giro di poche ore, venerdì pomeriggio e sabato mattina, a somministrare la profilassi e quindi a proteggere 800 persone. Il problema era rispondere alle mille richieste di informazioni telefoniche, quindi tre persone dedicate, preparate, competenti e dedicate alle linee telefoniche, fare l'approvvigionamento dei farmaci, dell'antibiotico che abbiamo somministrato a tutti per la profilassi, e sono stati attivati quattro ambulatori perché dalle prime ore di venerdì pomeriggio è iniziata un'affluenza veramente notevole che si è conclusa venerdì sera per poi riprendere sabato mattina alle 8, quando sono arrivata c'era già la fila, e si è conclusa, abbiamo terminato alle 14 di sabato. Alcune persone sono venute anche poi lunedì mattina, ma si tratta di numeri piccoli. Non potevamo escludere nessuno dal rischio,
anche se si tratta sicuramente di un rischio remoto. Con la profilassi consente di bonificare tutti i portatori, quindi riduce le possibilità comunque di trasmissione della malattia, che in questo periodo conta alcuni casi, e quindi l'abbiamo somministrato a tutti. Si tratta di una profilassi molto semplice, un'unica compressa in un'unica dose di un antibiotico, e che quindi non ha nessun effetto collaterale a parte allergie particolari al principio attivo, che sono state comunque sempre indagate. Meningite è un'infiammazione, un'infezione degli involucri che avvolgono il cervello e il sistema nervoso centrale. È dovuta a virus o a microbi. E uno di questi è il meningococco. Il meningococco si trasmette da persona a persona, da malato alle altre persone, attraverso le goccioline di saliva o la saliva che si emette parlando, tossendo, starnutendo, baciandosi, e è particolarmente frequente nei mesi invernali, quando si vive molto a stretto contatto e in ambienti affollati. Nella nostra regione l'età di incidenza maggiore è in genere sotto l'anno di età e nell'età adolescenziale e giovane adulta. In queste due età infatti noi riscontriamo la maggior parte dei portatori sani, e ogni tanto in questo gruppo di età appunto abbiamo un caso, molto raramente, nel senso che la malattia è veramente molto rara. È una malattia grave naturalmente, perché colpisce un organo molto delicato, però come si dimostrano nella maggioranza, per fortuna, dei casi, è curabile, e la maggior parte delle persone guarisce. Rimane una malattia sempre molto seria, e quindi le misure di prevenzione sono ampiamente giustificate e devono essere implementate. L'incubazione è breve, dai 2 ai 10 giorni, con una media di 6 giorni. Quindi abbiamo il tempo di fare le profilassi, sia la profilassi d'emergenza che una profilassi antibiotica, e si può pensare anche alla vaccinazione eventualmente. I sintomi sono molto intensi, sono una febbre molto alta, insorta improvvisamente, con vomito molto intenso, mal di testa molto intensa, la impossibilità a guardare le sorgenti luminose per il grande fastidio che si prova, e un atteggiamento di rigidità del collo e della schiena, tanto è vero che viene detto a canna di fucile, proprio rigido, rigido come il ferro. In più ci possono essere anche delle macchioline talvolta, è uno stato di grande prostrazione e sonnolenza. Quindi è diverso dalle nostre influenze che ci sono in giro adesso. Noi ora stiamo parlando di meningite da meningococco, ma la profilassi è sempre la stessa per il meningococco. Ci sono 3 farmaci che noi utilizziamo secondo le controindicazioni individuali. Per altri tipi di meningite invece ci sono altre possibilità di profilassi. Noi possiamo avere meningiti da emofilo, possiamo avere meningiti da pneumococco, che sono altri batteri abbastanza frequenti nella nostra popolazione. Oggi noi abbiamo a disposizione dei vaccini efficaci, e per decisione della nostra regione e della nostra azienda offriamo questa vaccinazione antimeningococco di tipo C a tutti i bimbi nuovi nati quando compiono un anno di età. Offriamo il vaccino contro il meningococco C perché finora è stato il germe che ha circolato di più nella nostra popolazione. Un'altra offerta attiva viene fatta agli adolescenti all'età di 14 anni, quando ancora si offre una dose di antimeningococcica C. Esiste anche un altro vaccino, cosiddetto quadrivalente, che contiene 4 ceppi di meningococco A, C, V e Y.
Questo vaccino viene molto utilizzato per chi viaggia all'estero perché questi altri ceppi sono presenti in altri stati, o in Africa, o negli Stati Uniti, o in Europa del Nord. Come per altre malattie che si trasmettono con un contatto stretto e ravvicinato, quindi con le goccioline di saliva, gli starnuti, la tosse, avere un'igiene respiratoria è fondamentale per impedire la diffusione. Ciò significa coprirsi il naso e la bocca quando si tossisce e si starnutisce e soprattutto lavarsi molto spesso le mani.